Ciao ragazzi, vediamo l'ultimo dei quattro tempi del congiuntivo, del modo congiuntivo, il congiuntivo trapassato. Innanzitutto come si forma? Si forma col congiuntivo imperfetto di un ausiliare, essere avere, più il participio passato del verbo che ci interessa utilizzare. Vi ho creato subito la tabella di coniugazione del congiuntivo trapassato del verbo essere avere e vediamo un po' com'è. Per quanto riguarda il verbo essere, si coniuga così: che io fossi stato, che tu fossi stato, che lui, lei fosse stato, che noi fossimo stati, che voi foste stati, che loro fossero stati. Per quanto riguarda invece l'ausiliare avere, che io avessi avuto, che tu avessi avuto, che lui, lei avesse avuto, che noi avessimo avuto, che voi aveste avuto, che loro avessero avuto. E poi ho ricreato la solita tabella con i tre verbi amare, scrivere e dormire, i verbi delle tre coniugazioni, e vediamo un po' come si coniugano. Amare, quindi tutti i verbi regolari della prima coniugazione, che io avessi amato, che tu avessi amato, che lui, lei avesse amato, che noi avessimo amato, che voi aveste amato, che loro avessero amato. Scrivere. Che io avessi scritto, che tu avessi scritto, che lui, lei avesse scritto, che noi avessimo scritto, che voi aveste scritto, che loro avessero scritto. Dormire. Che io avessi dormito, che tu avessi dormito, che lui, lei avesse dormito, che noi avessimo dormito, che voi aveste dormito, che loro avessero dormito. Vi ho scritto quattro esempi. Se fossi stato più attento, avresti capito meglio la lezione. Se io invece avessi scritto, se fossi più attento, capiresti meglio la lezione. Quindi vediamo che c'è una concordanza di tempi tra questo congiuntivo e questo condizionale. Il condizionale è il prossimo modo che vedremo, quindi capirete ancora meglio a partire dal prossimo video. E ho usato il congiuntivo trapassato perché si tratta, il fatto di essere attento è un'azione già conclusa, già passata. Credevo fosse stato in vacanza a Roma, per esempio, l'anno scorso, e invece siete andati a Venezia. Credevo foste stati. Se avessi dormito qualche ora in più, ora mi sentirei più riposata. Se avessi dormito la scorsa notte, quindi qualcosa di passato, qualche ora in più, ora mi sentirei più riposata. E anche qui abbiamo sempre un condizionale, perché si tratta di periodo ipotetico e il periodo ipotetico è quello dove maggiormente si utilizza il congiuntivo. Vedremo poi quando vi spiego appunto il periodo ipotetico. Se le avessi scritto una lettera, ora saprebbe che stai bene. Quindi se tu tempo fa avessi scritto una lettera a lei, ora lei saprebbe che tu stai bene. Quindi anche in questo caso è condizionale, scusate, è un periodo ipotetico che esprime comunque la condizione di aver fatto qualcosa. Vi ricordo i miei contatti, potete cercare la pagina Sgrammaticando su Facebook, potete contattarmi anche qui sul canale con un messaggio privato e potete cercarmi anche su Twitter cercando appunto Sgrammaticando. Grazie per aver visto il video e ci vediamo al prossimo.